Sinceramente, detto qui tra di noi, che tanto non ci sta guardando nessuno, non vedo l'ora di fare queste pagelle per non parlare più di un pessimo Empoli-Juventus. Voglio prenderlo, metterlo da parte, accantonarlo e iniziare a pensare al PSV, dato che questa domenica la dedicheremo ovviamente all'analisi, la dedicheremo a guardare anche le altre di Serie A. E poi da lunedì inizieremo a pensare alla Champions, perché quando c'è di mezzo una partita così brutta, il rientro dalla pausa nazionale, vuoi semplicemente buttarla via. Quindi io vi ringrazio per il supporto di queste ultime ore, vi ringrazio per aver comunque guardato i contenuti anche di fronte a una prestazione così insipida della Juve. È stato molto carino da parte vostra, siete stati molto molto gentili. Però ora dobbiamo parlare delle pagelle, perché ci sono delle bocciature abbastanza pesanti nei confronti di alcuni calciatori. Vorrei partire da mister Thiago Motta, che per me si becca 4 e mezzo in pagella. Ecco, questa è, secondo me, la prima vera grande insufficienza per Thiago Motta. Non voglio ripetermi, perché ho già spiegato, secondo me, cosa non ha funzionato, quali sono stati gli errori, e aggiungo una piccola cosa che non è stata detta, e cioè i cambi tardivi. Secondo me, la quadrupla sostituzione è un po' anche un indice di cose che non stanno funzionando, di cose che non stanno piacendo e anche quell'impeto di cercare di cambiare tutto in una volta. Quando si fanno quattro sostituzioni vuol dire che non si è per nulla soddisfatti. L'analisi su Thiago Motta l'ho già fatta in un video a parte, è uscito questa mattina alle 8. Se ancora non l'avete visto, ve lo lascio qui sopra nelle schede. C'è un'analisi vera e propria della partita e delle cose che secondo me non sono andate nel verso giusto e che dobbiamo cambiare per iniziare ad avere delle possibilità concrete di fare i primi 3 punti anche in Champions League. Andatevi a vedere l'altro contenuto. Per in senza voto, credo che sia la quarta partita di fila che il portiere della Juve si becca senza voto, perché oggi l'Empoli ha avuto delle occasioni. La più grande sul finale, dove la parata la fa Gatti, e un'altra di Malè al minuto 90, dove tira da fuori area, palla che esce di così, di un cicinino. Un'altra parata, forse l'unica, vado a memoria, ma mi pare davvero l'unica, di Perin dove si sporca i guanti, è sempre di Malè nel primo tempo, dove però è un tiro da fuori area abbastanza comodo e centrale. A parte quello, Perin praticamente è uscito con i guanti puliti, e questa è un'ottima notizia. Perché noi siamo qui, giustamente, dico sottolineo giustamente, amareggiati per non aver conquistato il bottino pieno, ma dall'altra parte il ragionamento più pragmatico possibile da fare è che la Juventus in 4 partite ha subito 0 gol, 0 gol, e per 4 volte di fila il portiere è senza voto. Non so se a fine anno questa cosa riusciremo a comprenderla un po' meglio, perché magari andremo a fare una stagione, perché questo inizio di stagione mi sta ricordando tanto la prima Juve di Conte, cioè una stagione in cui hai delle vittorie, sì, ma hai anche tantissimi pareggi che non sono sconfitte. La prima Juve di Conte ha pareggiato non so quante partite, alla fine ha vinto e ha vinto da imbattuta, non ha mai perso. Era una Juve che andava a fare della solidità difensiva il suo punto forte, perché credo che abbia preso una ventina di gol o giù di lì, che sono veramente pochissimi, ed era una Juve che andava a ricreare un ciclo per la prima volta con tanti volti nuovi. Davvero, mi ricorda quella Juve lì, è anche vero che la Juve di Conte non è la Champions, noi sì, e infatti già domani inizieremo a pensare al PSV. Quindi io per il momento mi porto a casa questa cosa, che è la cosa più bella che c'è per il momento, la cosa più positiva in assoluto. Poi però bisogna anche ragionare e dire, però squadre come l'Empoli devi quantomeno metterle in difficoltà, cosa che non hai fatto, neanche lontanamente, ma ne parliamo. Kalulu 6,5, io credo che sia uno dei giocatori migliori in campo, prima volta che lo vediamo da titolare, seconda apparizione con la Juve, aveva fatto qualche minuto con l'Hellas Verona dopo che la Juventus stava già vincendo per 3-0. Un intervento decisivo nel primo tempo, dopo Nico Gonzalez sulla destra scivola e Kalulu va a fare una diagonale meravigliosa che impedisce a Giasi di battere la rete. Quindi Kalulu veramente decisivo e comunque una prestazione secondo me molto molto solida. Mi è piaciuto molto il ragazzo, giocatore interessante,
una formula che l'ha portato alla Juve, altrettanto interessante, vedremo se sarà il titolare della fascia destra in questa stagione, perché Danilo anche ieri 0 minuti. Gatti, voto 7, per me il migliore in campo, era già stato il migliore con la Roma, conferma questo trend, questa crescita che sta avendo dal punto di vista sportivo Federico Gatti. Quella chiusura sul finale vale una partita intera, e poi dentro la partita ci sono state anche altre scelte in cui Gatti mi ha fatto dire ok, anche oggi il numero 4, anche oggi il capitano, anche oggi è il migliore in campo. Bremer voto 6 invece mi sta sembrando meno appariscente rispetto a Gatti in queste prime uscite stagionali. Anzi, ci sono state anche un paio di volte in cui Bremer secondo me ha perso la marcatura, un paio di volte in cui è arrivato in ritardo in una determinata situazione, quindi non la partita più positiva di Bremer, ma poi alla fine torniamo sempre lì. Il portiere da senza voto, e quindi tanto del merito va comunque al reparto difensivo e a maggior ragione ai due difensori centrali. Cambiaso 6,5, per farvi capire che oggettivamente i quattro dietro sono stati tra i migliori, poi dire che Cambiaso abbia giocato dietro è quasi una favola, una filastrocca, no? È qualcosa di finto. Cambiaso però ha tanta lucidità nel giocare a calcio, ha tanta tranquillità nel giocare a calcio, ha tanta leggerezza nel giocare a calcio, riesce a portare via la palla anche da posizioni abbastanza calde, pericolose, riesce a nascondere agli avversari e a migliorare quello che è il giro palla della Juve. Purtroppo questo non è stato sufficiente e alla fine Cambiaso, che secondo me fa un'ottima prestazione, una buona prestazione, a 6,5, è uno dei giocatori più positivi della Juventus, deve accontentarsi pure lui di uno 0-0 a Empoli. Locatelli, voto 6. È stata una partita normale quella di Locatelli. È difficile, perché secondo me è stato completamente svuotato il centrocampo e Locatelli è stato costretto ad abbassarsi a sua volta. Quindi abbiamo visto Locatelli molto basso, più vicino al Locatelli dell'anno scorso, piuttosto a quello visto nelle prime apparizioni. Però è anche vero che un Locatelli che quando gioca palla a terra e quando gioca palla vicina sembra poter essere un calciatore. Siamo distanti comunque dagli errori grossolani che faceva l'anno scorso o da quei lancioni che vedevamo spesso e volentieri. Locatelli la palla non la deve alzare. E secondo me ha fatto una partita ordinata, non una partita di picchi, ma nemmeno una partita con dei grossi demeriti. Quindi secondo me il 6 se lo porta a casa. Non se lo porta a casa invece Douglas Luiz. E mi dispiace tanto, perché è un giocatore del quale io ho tanta curiosità, perché in questa pre-season non mi è dispiaciuto, assolutamente. Anche quando è entrato nelle partite contro il Como, contro la Sverona, aveva fatto vedere di avere dei colpi particolari, o comunque una gestione tutta sua del possesso palla, o una gestione tutta sua della palla in generale, perché anche proprio il dribbling, il modo in cui va a puntare l'avversario, è una roba tutta sua. Però ieri quanto cavolo è sceso in campo in ciabatte. Sembrava veramente che stesse bevendo un mojito sulla spiaggia. È molto fuori posizione, secondo me attirato eccessivamente sull'esterno, dove andava a pestarsi i piedi anche un po' con Yıldız, perché Yıldız faceva l'esterno ma entrava molto dentro il campo, Douglas Luiz faceva il trequartista ma si spostava molto sull'esterno, lì c'era pure Cambiaso che andava a stringere, quindi c'era quella casellina lì che era congestionata dal triplo giocatore. Douglas Luiz non ha fatto una brutta partita dal punto di vista della gestione del pallone, però non ha mai dato quel cambio di passo, quel cambio di ritmo, e alla fine secondo me si è trasformata in una prestazione sterile e abbastanza invisibile, che lo porta ad avere un 4,5 in pagella, ed io ero anche onestamente felice della sostituzione, perché la prestazione secondo me non era stata all'altezza. Voto 5 a Yıldız. 2-3 sgasate interessanti le ha fatte, poi però è uscito completamente dalla partita. In quella posizione lì sembra ritagliato fuori, sembra che sia un giocatore che non riesce ad incidere, non ha il passo da ala vero e proprio, è molto più un giocatore che sembra voler giocare, apprezzare per vie centrali, però deve crescere, perché se vuole giocare titolare in questa Juventus quella è la posizione che deve andare a ricoprire, e sono convinto che Yıldız comunque possa crescere e possa comprendere al meglio i movimenti che gli richiede Thiago Motta. Anche di questo vi invito ad andare a vedere il video che ho pubblicato stamattina, proprio perché Thiago Motta risponde a una domanda su Yıldız che ha ispirato l'intero video. Parola chiave: ampiezza.
Cobb Manners, voto 5, perché una delle occasioni della Juventus nasce proprio da Cobb Manners. Sta per fare un gol di tacco che probabilmente nemmeno voleva fare su una palla messa dentro, dove poi Nico Gonzalez manca il tap-in. Però Cobb Manners per me deve prendersi molto di più, ma molto di più la squadra sulle spalle, deve caricarsi la Juventus sulle spalle, perché deve diventare veramente il leader tecnico di questa Juve. Esagero, ma il regista, deve essere un po' il regista di questa Juve. È stato costretto ad abbassarsi tantissimo, così come Douglas Luiz. Sono andati fuori da quelle zone di competenza che invece dovevano andare ad occupare, proprio per massimizzare al meglio la gestione dello spazio. Quando sei costretto ad abbassarti tanto, significa che la palla non arriva. E quando un trequartista o comunque un giocatore offensivo come Cobb Manners va ad abbassarsi, significa che lassù poi il centravanti rimane da solo. Quindi tutti i movimenti rivedibili, anche se ovviamente Cobb Manners era la prima partita da titolare con la maglia della Juve. Nico Gonzalez voto 4,5, perché a me è sembrato veramente un calciatore che ha accusato tantissimo questa pausa nazionale, questi viaggi, questi rientri, questi voli. È sembrato un giocatore che non è beccata mezza. L'unica palla giusta che ha giocato Nico Gonzalez è un capolavoro all'interno di una partita in cui ha sbagliato gli stop, ha sbagliato le giocate, ha sbagliato le letture, ha sbagliato a volte anche le marcature difensive, scivolando, permettendo all'Empoli di avere una macro occasione. L'unica grande giocata è una giocata meravigliosa, ed è logico che 4,5 è troppo poco, perché quella giocata lì è importante. Se Vlahovic fa gol, quella giocata lì è impattante sul risultato. Poi parleremo di Vlahovic. Però voglio punire, voglio essere un po' più cattivo oggi nei confronti degli attaccanti, perché con tutto il rispetto possibile nei confronti di una squadra come l'Empoli che ha fatto una partita meravigliosa, ma tu non puoi, essendo la Juventus, essere una squadra che contro l'Empoli a Empoli ti crea una e una sola occasione da gol da azione sviluppata. Quindi sì, quella palla di Nico Gonzalez è un capolavoro, perché è bella per tempistiche, per giri, velocità, distanza, è un passaggio spettacolare, però ne creiamo uno e uno solo, all'interno di una prestazione, quella di Nico Gonzalez, dove secondo me ha accusato veramente tanto il fatto di aver girato un po' con la nazionale. Sono stato severo? Sì, ma vi ho spiegato i motivi, così come Vlahovic, perché quell'invito è delizioso e non lo si può sprecare così, a maggior ragione quando hai la palla sul tuo piede forte, a maggior ragione quando in una partita così bloccata in cui l'Empoli sta veramente giocando vendendo cara la pelle, tu hai finalmente l'occasione di poter concretizzare, portare avanti la tua squadra, sbloccarla, ricaricarti, ricandidarti alla classifica marcatori. Non me la puoi sbagliare, non puoi beccare il portiere, mettilo in difficoltà, calcia meglio. Quella è un'occasione troppo ghiotta per essere sprecata in quell'occasione. Quello è un cioccolatino in una partita complicata, in una partita in cui Nico Gonzalez non ha beccato niente, ti dà quel cioccolatino lì e lo sbagli. Vlahovic forse in questo momento sta accusando il fatto di non avere competizione, perché veramente la Juventus ieri non avrebbe potuto dire ok, tolgo Vlahovic e metto, non c'è nessun altro, Milik non è pronto, ma anche quando tornerà Milik non so quanto potrà davvero mettere in dubbio la titolarità di Vlahovic, mi meraviglierebbe, sono sincero. Quindi secondo me un po' lui la sta subendo questa cosa del tanto io gioco a priori, tanto io gioco a prescindere. Non deve essere così, cioè non deve esistere un calciatore che al posto da titolare assicurato, che giochi bene, che giochi male, che sfrutti bene le occasioni, che non le sfrutti. Vlahovic deve fare un bel passo in avanti in questa stagione. Questa è la stagione veramente della verità, ma mica per la Juve, mica per il suo futuro, per la sua carriera, perché Vlahovic sarà un nome chiacchierato quest'estate per la cessione Juve a priori per colpa di un ingaggio a salire che è troppo impattante per le casse della Juventus, perché era stato fatto in un'altra epoca con degli altri ragionamenti. Oggi la Juve non può permettersi di riconoscere a Vlahovic 12 milioni di euro e quindi dovrà fare di tutto
per sistemarla questa situazione, che sia una sistemazione con una cessione o con un rinnovo, non lo so, è ancora troppo presto, anche la Juventus probabilmente non ha la risposta a questa domanda. Ma se davvero sarà cessione, Vlahovic dove va? Il fatto di attirarsi le attenzioni di determinati club passa dal fare una stagione ad alti livelli. Avete visto come è finito Osimhen, che è un giocatore fortissimo. Però poi le richieste, o comunque le aspettative che hanno determinati giocatori, vanno in base anche alle stagioni, all'ultima stagione fatta. E se Vlahovic vuole avere la possibilità quest'estate di sedersi al tavolo delle trattative con dei club importanti, è per forza di cosa far bene. L'abbiamo visto quando la Juventus l'anno scorso lo voleva vendere e non sono arrivate offerte l'anno prima, nell'estate in cui andiamo a prendere Weah, nell'estate in cui rischiamo di scambiarlo con Lukaku. Non c'erano squadre interessate, quasi niente, quasi la totalità delle squadre era disinteressata a Vlahovic. È la stagione decisiva per la sua carriera, punto, stop. Thuram, subentrato, una buona gara, secondo me una gara da 6, ha preso un cartellino giallo che secondo me era tranquillamente evitabile, se penso che quello è un giallo tanto quanto la testata di Pellegri a Gatti, mi viene un po' da sorridere, però per il resto una gara normale. Non Fagioli, che secondo me è entrato in maniera un po' pigra, anche quella palla che perde all'ultimo su Cambiaso lì sull'esterno di destra, che poi si traduce in quel miracolo di Gatti su Ekong, è una palla che Fagioli non mi può sbagliare appena entrato. C'è neanche l'idea di dire sono stanco 90 minuti, non puoi sbagliarla quella palla lì. Io credo che davvero questo anno abbia fatto tanto male a Fagioli, alla crescita di Fagioli, perché ha affrontato un anno oggettivamente complicato. E io spero che possa ritrovarsi, perché lo vedo un po' timido, un po' pigro, soprattutto nelle situazioni in cui deve andare a difendere. Abbiamo visto, secondo me, anche con la nazionale questa cosa. Deve ritrovarsi dal punto di vista psicologico, perché io sono convinto in questo momento, io davvero sono convinto che Fagioli non sia completamente sereno, e credo che sia anche normale, credo che sia anche naturale, però abbiamo bisogno di ritrovare la miglior versione di Fagioli, perché è un giocatore importante per la Juve. Non lo è ancora in questo momento, perché non è ancora lui, deve ritrovare se stesso. Ue ha avuto 6. Anche di questo vi invito ad andare a vedere il video in cui vi parlo dell'ampiezza, così come Bangula, che non mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto più Weah perché dava più ampiezza. Bangula è un giocatore un po' particolare, secondo me, che ha delle qualità, però stiamo sempre parlando di un giocatore che ha la sua quarta apparizione in Serie A e che le prime due, secondo me, le ha fatte molto molto bene, di cui 3 da titolare di fila, perché anche con la Roma era partito dal primo minuto, quindi non si può lanciare la croce addosso a Bangula. Gli errori sono stati anche precedenti, soprattutto precedenti, li abbiamo già analizzati. Quindi ragazzi, questo è il video di cui vi ho parlato fino adesso, lo trovate qui sopra nelle schede, è l'analisi di un Empoli-Juventus 0-0 troppo brutto per essere vero. Noi per fortuna con questi ultimi 20 minuti di chiacchierata inerente alle pagelle ci siamo tolti di dosso questa partitaccia, non me la voglio neanche più ricordare, a maggior ragione perché dopo 180 minuti la Juventus non fa gol tra Roma e Empoli, io ho proprio voglia di tornare a risultare un gol della Juventus e spero di farlo contro il PSV in Champions League già a partire da questa settimana, perché poi la Serie A torna e le partite che abbiamo a settembre sono toste. Questo settembre non è partito nel migliore dei modi, ma abbiamo ancora tempo per rimetterlo sui binari giusti. Ciao a tutti ragazzi e forza Juve.